Parte piano con l'1 pick and go, con cautela anche al 7 Perignon e l'8 Nevergar. Con la macchina che stacca. E c'è lotta tra Phantom e Peter Di Jesolo. Phantom respinge Peter Di Jesolo, che cerca di accodarsi davanti a Proper Wise, ma Proper Wise li rientra all'interno, mantiene la scia di Phantom, che guida chiaramente al termine del primo quarto, decisamente veloce in 28 e mezzo. Proper Wise nella sua scia, è rimasto così all'esterno Peter Di Jesolo, e ora va nuovamente ad incalzare Phantom. La quarta posizione è per Puerto dei Greppi, che accenna a prendere la scia di Peter Di Jesolo, ma poi rimane in corda a precedere Off-US, che viene affiancato da Perignon. Quindi ancora pick and go, più indietro Nevergar. Mezzo miglio iniziale in un minuto per Phantom con al salchi Peter Di Jesolo. Puerto dei Greppi che ha preso la scia dell'attaccante, avendo all'interno Proper Wise, quindi Off-US e Perignon. Gruppo di testa piuttosto compatto quando mancano ormai 500 metri al traguardo. Phantom che controlla Peter Di Jesolo, Puerto dei Greppi si affaccia in terza ruota. Lungo la corda Proper Wise, quindi Perignon. Retta d'arrivo con Phantom alla corda, che controlla e non dà spazio a Proper Wise, quindi Peter Di Jesolo ancora Off-US a largo Perignon. Nel finale allunga Phantom, si svincola da Proper Wise, mentre per il terzo Perignon a largo appariglia completamente Off-US per il terzo posto. Più semplice del previsto la vittoria di Phantom, perché ha potuto graduare a piacimento dopo aver spinto al via Peter Di Jesolo, poi ha controllato l'avversario sul percorso. In retta di arrivo si è limitato a